Dopo l'uscita di Animal Crossing, l'attenzione dei possessori di Nintendo Switch è tutta rivolta verso il prossimo big della lineup 2020 della console portatile, Xenoblade Chronicles Definitive Edition. In questo video vorrei fare un breve riassunto su tutto quello che sappiamo di questa versione migliorata del capolavoro arrivato in Occidente nel 2011 su Wii e magari fornire un'introduzione al gioco pensata per tutti quegli utenti che si approcciano al titolo o magari proprio alla serie di Xenoblade per la prima volta. Io sono il Poro Michele e se siete interessati al mondo di Nintendo, Switch e dei videogiochi in generale, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Xenoblade Chronicles, nonostante uscito appena un decennio fa in Giappone, è un gioco che quasi da subito è stato considerato un modern classic, sia da critica che da pubblico. Innanzitutto perché si impose di prepotenza come uno dei massimi esponenti dei JRPG, genere che nella settima generazione di console subì una fase di netto calo qualitativo. Xenoblade, insieme a Pandora's Tower e The Last Story, andò a costituire una sorta di sacra trilogia che rendeva la Nintendo Wii la console di riferimento per tutti gli appassionati dei giochi di ruolo giapponesi. Sebbene fosse il primo episodio della serie, dietro al titolo c'era lo zampino di Monolith Software, dei veri e propri veterani del settore. Tetsuya Takahashi, game designer giapponese, fondò questa compagnia dopo aver lasciato la Squaresoft. Il talentuoso sviluppatore aveva partecipato alla realizzazione di alcuni titoli della serie di Final Fantasy, fino a quando la sua proposta narrativa per Final Fantasy VII venne scartata, perché ritenuta adatta solo ad un pubblico maturo. Il progetto però non venne cestinato e anzi servì da base per il primo gioco che vide Takahashi nel ruolo di director, Xenogears. Quest'opera immortale, seppur non collegata direttamente alle fatiche successive di Takahashi, presenta tutti gli elementi tipici dell'autore che andranno a costruire i cardini su cui baserà le produzioni future. Quello di Xeno diventa quindi un vero e proprio universo metanarrativo dove vengono esplorati concetti profondi appartenenti alla psicologia, alla spiritualità e alla filosofia. Sebbene non ci siano dei veri e propri collegamenti fondamentali tra Xenogears, Xenosaga e Xenoblade Chronicles, è ovvio che il prefisso Xeno stia a simboleggiare una continuità tanto estetica quanto concettuale che unisce queste tre epopee sci-fi. Il setting di Xenoblade Chronicles rimane tutt'oggi di grande fascino. Il mondo di gioco è costituito da un oceano infinito dove per eoni si è tenuta una battaglia tra due divinità giganti, Bionis e Mekonis. Lo scontro è terminato con la morte di entrambi e i loro corpi congelati hanno iniziato a popolarsi di abitanti. La vita su Bionis è caratterizzata da esseri organici, mentre quella su Mekonis da macchine umanoidi. La rivalità continua anche tra queste due forme di vita e l'unica arma in grado di danneggiare i Mekon è la Monado, una spada dalle misteriose proprietà che garantisce a chi la possiede la capacità di prevedere il futuro. Il gioco inizia quando un giovane abitante della colonia numero 9, Shulk, entra in possesso della Monado in seguito ad un attacco da parte dei Mekon. Ma quali sono gli elementi che hanno portato Xenoblade Chronicles a diventare un vero punto di riferimento del genere, tanto da permettere a Shulk di entrare a far parte del cast di Super Smash Bros.? Oltre a una storia avvincente che tocca tanti dei temi cari a Takahashi, inserita in una narrativa dal grande taglio cinematografico, Xenoblade verrà ricordato per l'ottimo combat system in tempo reale e l'attenzione data alla fase esplorativa. Se con Final Fantasy XII il sistema dei Gambit era chiaro che il genere stava puntando ad uno svecchiamento del sistema del combattimento a turni in favore di un'impostazione più action, fu Xenoblade Chronicles per primo a proporre una soluzione fluida e convincente sulle battaglie in tempo reale. Anche se le azioni del party sono per lo più automatizzate, il giocatore ha sempre il controllo totale sulla direzione dello scontro e deve fare attenzione al posizionamento di ogni singolo membro e alle interazioni tra di essi. Ci sono tante piccole accortezze e meccaniche di gameplay, come il sistema di affinità o le arti Monado, che rendono frenetica al punto giusto l'azione, ma mai sacrificando l'approccio strategico dei JRPG. La forte enfasi data all'esplorazione poi era mutuata direttamente da un altro genere parecchio in voga all'epoca, ovvero quello degli MMO. Pochi altri titoli story-driven sono riusciti come Xenoblade a trasmettere questo senso di vastità del paesaggio, di orizzonte sterminato che si estende oltre lo sguardo del giocatore. Se Final Fantasy XIII era un corridoio infinito, Xenoblade era un gigantesco parco giochi dove si era liberi di esplorare un ecosistema ostile e tremendamente complesso, pieno di segreti ad ogni angolo. Ho da sempre apprezzato poi l'impostazione molto moderna, in un genere solitamente ultra conservativo. Xenoblade non frustrava il giocatore con la sua vastità, anzi cercava di venirgli incontro.
Ad esempio era possibile regolare a piacimento il ciclo giorno-notte, si potevano effettuare dei fast travel senza troppe limitazioni e le fetch quest come prendi tot oggetti o uccidi il mostro X si completavano automaticamente una volta raggiunti i requisiti necessari, senza il bisogno di dover tornare indietro da chi ci aveva commissionato il compito. E c'è da essere felici, quindi, se quello in uscita il 29 maggio non sarà un remake che stravolgerà completamente una formula ludica tuttora validissima, ma neanche un semplice porting realizzato col minimo sforzo. Oltre ad una grafica completamente aggiornata, in grado di restituire quel senso di meraviglia dettato da un campo di visuale esteso all'infinito, ci sono anche alcune migliorie non da poco, come una rinnovata gestione dei menu e degli inventari. Novità principale di questa Definitive Edition, però, è l'epilogo aggiuntivo Future Connected, che aggiornerà la trama del gioco per creare un'ulteriore connessione col suo seguito diretto. Evitando gli spoiler, sappiate che ognuno dei tre capitoli della serie è perfettamente godibile senza aver giocato agli altri. Però, mentre l'X è uno spin-off a tutti gli effetti, tra il primo e il secondo Xenoblade ci sono dei collegamenti di trama da non sottovalutare. Per chi ha conosciuto la saga con Xenoblade Chronicles 2, sappiate che non c'è alcun rischio di trovarsi di fronte a un gioco meno valido, anzi, per me il primo episodio rimane diverse spanne sopra, se non nel gameplay, sicuramente per quanto riguarda la trama. Invece, se siete dei giocatori attempati che già hanno completato la trilogia, sappiate che Future Connected sarà giocabile da subito, senza la necessità di dover ripercorrere l'intera avventura di Shulk e compagni. Però sarebbe un po' un peccato saltare una versione aggiornata di uno dei migliori giochi degli ultimi 10 anni. Bene poracci, questo era tutto quello che avevo da dirvi oggi. Fatemi sapere se anche voi siete in hype e mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su Xenoblade, il futuro della Switch e il mondo dei videogiochi in generale. Io sono il Poro Michele, da Bionis, ciao!